No, ragazzi, vabbè, ma ditemi che sto sognando, ditemi che sto sognando, Provedel 95esimo, Madonna, ragazzi, Provedel meglio di Immobile, impressionante, non ho parole, pareggio meritatissimo, diciamolo, lo posso dire finalmente, meritavamo, non dico la vittoria, perché forse era un po' troppo, ma godo che abbiamo pareggiato questa partita, perché veramente il gioco di Simeone, veramente. Cioè, oh ragazzi, ma è vergognoso, è come Conte quello, è come sono allenatori sopravvalutati e giocatori che appena segnano, magari fortunosamente, cosa fanno? Tutti che mettono il pulmino davanti, cioè, ma dai, ma che vergogna. Ma noi ragazzi ci abbiamo sempre creduto fino alla fine, vedete, questo si chiama. E giocare a calcio, giocare a pallone, vedete la differenza qual è stata. Noi ci abbiamo sempre provato, abbiamo creato anche molto. E ragazzi, io di solito critico sempre Sarri nelle competizioni europee perché non fa bene, perché le sottovaluta, perché non ha la rosa abbastanza ampia. E almeno queste erano le sue scuse. Quest'anno le scuse non ce le ha e lo sta dimostrando. Adesso attenzione, stiamo calmi perché è la prima di Champions. Però chi ben inizia è già a metà dell'opera. Ma avete pareggiato, non avete vinto. Ma ragazzi, cioè contro l'Atletico Madrid, sulla carta loro sono anche più forti di noi. Quindi, cioè, va, secondo me questo è un grande risultato. Poi va bene all'Olimpico, poi in trasferta sarà più difficile, tutto quello che volete, ma dobbiamo essere contenti, ragazzi. Mi dispiace per Kamada che purtroppo lui è sempre in mezzo e quando devono tirare, e purtroppo lui devia sempre quel tanto che fa sì che Provedel non arrivi a parare quel tiro che non era neanche difficile, andava fuori. Tra l'altro è che noi purtroppo ogni volta che un avversario tira da fuori dell'area, io sono sempre là che. Ho paura, ragazzi, perché rischiamo sempre di subire il gol e lo subiamo anche sempre. Quindi, vedete, questa è una cosa che dobbiamo migliorare perché non è possibile fare questi errori. Perché quando uno tira da 25 metri bisogna andargli subito addosso, come facevamo l'anno scorso. Quest'anno non lo stiamo facendo e questo è il risultato. Dopo, meno male che noi comunque siamo bravi, almeno siamo stati bravi in questa partita, a riprenderci subito e si vede qua che Sarri ha preparato in maniera eccellente questa partita e diciamo io per me questo è un risultato positivo, sono contento, Luis Alberto il solito mago, un assist al bacio poi tra l'altro per Provvedel che cioè, non solo ci ha salvati con un miracolo nel secondo tempo, ma ha anche segnato il gol della vittoria, ragazzi. Lui da giovane faceva l'attaccante ai tempi del Treviso. Grande Provvedel che ci ha regalato tante soddisfazioni, oh, perché ragazzi può diventare un portiere tra i più forti nella storia della Lazio, a mio parere. E ci ha fatto un miracolo assurdo nel secondo tempo che là ci ha salvati se no poi l'Atletico raddoppiava e per noi era la fine ragazzi cioè, là sì potevamo ipotecare la partita basta c'era cioè, finita però ovviamente la Lazio non molla mai in difesa purtroppo Pellegrini si è fatto male perché là purtroppo è stato un brutto colpo, un brutto fallo ai danni di Pellegrini, speriamo non sia nulla di grave, però vedete, noi quest'anno abbiamo la rosa così ampia che abbiamo il lusso di mettere Lazzari come sostituto, che dopo vabbè, Lazzari l'ha messo a destra e spostato Marusic a sinistra, ma comunque c'è tanta roba, perché in fase di spinta Lazzari è molto meglio di Marusic sulla fascia destra. Poi vedi, anche là in attacco. Puoi permetterti di sostituire Zaccagni, Felipe Anderson e mettere giocatori di qualità, ragazzi. Perché finalmente abbiamo una rosa ampia. Poi anche Guendouzi a centrocampo. E poi Vecino. Vecino mi ha sorpreso, ha fatto benissimo. Poi è entrato anche Cataldi nel secondo tempo, ma ha fatto benissimo Vecino. Quindi complimenti. E vedete, in queste partite però la cosa che diciamo. Mi rende più contento è che vedi la Lazio che entra in campo già con voglia di far bene, cioè come anche contro il Napoli. Noi avevamo quella grinta e la voglia giusta. Perché noi le qualità ce le abbiamo, ma è per questo che mi arrabbio, perché noi le capacità ce le abbiamo. Invece in campionato non le sfruttiamo. Ad esempio adesso preparatevi perché fra 3 giorni abbiamo la partita di campionato contro il Monza, è una squadra in metà classifica, quindi la voglia non sarà molta, perché io già lo so.
Dopo, ovviamente, ci sarà il fattore di Sarri che contro Giorni non riesce bene ad allenare, a preparare la partita, eccetera, eccetera. E quindi preparatevi che ci sarà un altro video sfogo e un'altra sconfitta della Lazio, perché è palese ormai, eh. Poi, posso dire Immobile che ormai, ragazzi, cioè, si è mangiato dei gol. Provedel ha avuto un'occasione da portiere e ha segnato, invece Immobile, ragazzi, cioè, purtroppo non si può vedere attualmente. Ha segnato, vabbè, sì, in campionato un gol, ma purtroppo è in fase calante netta, perché guardate, quasi quasi io direi a sto punto fai giocare un po' di più il nostro Castellanos, e magari così mette gamba, mette minutaggio e entra nei meccanismi, visto che anche giovane può crescere molto, può fare molto la Lazio e magari già cominciare per mettere piede, ecco, per essere, perché è lui il futuro della Lazio, diciamo, non dobbiamo dire, ragazzi, ormai mi dispiace ammetterlo, ma Immobile, se continua così, non va più fatto giocare. Non perché è Immobile, comunque sì, sarò sempre grato a quello che ha fatto la Lazio, ma ragazzi, bisogna mettere in campo chi se lo merita e chi sta giocando meglio. Poi in difesa comunque non abbiamo concesso tanto, diciamo che comunque cioè, qualcosa contro squadre così forti è normale che lo concedi, quindi tutto sommato siamo stati anche bravi. E vedete, in contropiede però mi davano sempre la sensazione di essere pericolosi, eh. E questo è un aspetto, una critica che io vorrei fare, a parte che comunque si vedevano anche che quando partivano in contropiede loro sono abituati, no? Ed infatti poi loro lo fanno sempre, ma uscivano palla al piede e non sbagliavano mai un passaggio, invece noi ne sbagliavamo tanti. A parte questo, poi una lancia a favore è che ho visto anche un bel calcio, un bel gioco, tocchi rapidi di prima, e quindi chapeau, tanta roba, sono veramente contento, perché abbiamo iniziato questa Champions League come si deve. Ah, finalmente, ragazzi, perché io lo vorrei passare questo girone, perché è fattibile. Capite? Poi in campionato adesso dobbiamo riprenderci. Anche se, ripeto, sarà dura, poi anche perché noi non siamo abituati a giocare ogni 3 giorni, ma se vogliamo diventare una grande squadra, lo dobbiamo fare. Pian piano dobbiamo riuscire a giocare ogni 3 giorni. Sì, ma non giocare tanto per perdere, giocando con le nostre, come sappiamo fare, e vincere, ragazzi, perché quella è la cosa alla fine più importante. E dopo, se, ripeto, se arriva il bel gioco, beh, venga, altrimenti amen. Comunque, ragazzi, Provedel se la pareggia ci fa gioire, per essere riusciti a pareggiare contro Simeone, che è sempre una soddisfazione, anche perché, ragazzi, io comunque Simeone mi sta molto a cuore, giustamente, anche perché ha un passato importante con la Lazio, però, cioè, come allenatore, ragazzi, ha una filosofia di calcio che io odio. Proprio appena fanno un gol, che tra l'altro grazie a un tiro con una deviazione, che ragazzi, e dopo si chiudono tutto dietro. E noi invece abbiamo giocato, abbiamo proposto calcio e abbiamo pareggiato. Non dico, ripeto, che meritavamo di vincere, ma almeno il pareggio sì. E meno male che è arrivato, perché se no veramente staremo parlando di tutt'altra partita. Termino qua questo video, spero che vi sia piaciuto. In altre schede video precedenti sotto in descrizione. Link per seguirmi su Instagram, negli altri miei due canali YouTube e di Twitch. Io vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi, mi raccomando, al canale e attivate la campanellina per non perdervi tutti i miei prossimi contenuti. E arrivederci, da Macacomo è tutto. E sempre forza, Lazio!